Io ringrazio Vivian Lamarck, che non avrebbe bisogno di presentazione, ma io la presento lo stesso, perché sono abituato a fare una breve presentazione, breve per così dire, spero di essere breve, spero di stare dentro i 10 minuti, un quarto d'ora in questa micro presentazione o macro di una poetessa che appunto, devo dire, ha passione. Ecco, questo, cioè, se spendo... posso, io ogni tanto mi inserisco. Sì, certo. Che so, la breve presentazione, questa notte sono stata fino alle 3. Per sentirla. Stata fino alle 3 a fare cosa? Per ascoltarla. Che onore. Ero incantata, ero anche ascoltato la mia audio, esatto. Però non tanto breve, sono andata a letto alle 3. Su YouTube. Dunque, esatto, la mia videoscheda su Madre d'Inverno di Vivian Lamarck. Molto bella, sì. Grazie. È durata quasi 2 ore, sì. Per cui io ho cominciato all'1, quindi credo che dopo lei non so quanti avranno la forza di arrivare fino in fondo. Questo libro si intitola Madre d'Inverno, qualcuno l'ha già letto, è un libro di ovviamente poesie. Vivian Lamarck, ecco, diciamo alcune cose per chi proprio non la conosce, alcune cose rapide di carattere biografico e bibliografico. Sono 30 anni che scrivo di quello. Certo. E mi è molto piaciuto nella tua presentazione questa notte che parlavi di, anziché autobiografia, ci sono le eterobiografie. Ecco, questo mi è piaciuto e lo userò sempre, questa tua eterobiografia. Perché spero che mentre parlo di mia madre, di mio padre, dei lutti, delle nascite, sto parlando anche delle vostre lutti, delle vostre nascite, sì. Ecco, in questo senso eterobiografia. Cioè, se questo appunto mi viene un po'... Altrimenti sarebbe un diario... Cioè, mi viene un po' da quello che stavo detto su Fyodor Dostoevsky, ma in fondo quando uno chiede ma è autobiografico, allora un romanzo veramente autobiografico sarebbe un diario, quindi non è che lo scrittore risponde molto bene a una domanda del pubblico, la classica, no? Scusi, Roberto Caracci, ma è autobiografico? Io dico, se fosse autobiografico non sarebbe un romanzo di fantasia e immaginazione. Quindi dico, è eterobiografico, come citando appunto Ricoeur, diciamo che mi viene da Ricoeur quando appunto parla di me stesso come l'altro, no? Praticamente lo scrittore deve essere per forza schizofrenico un pochino, deve sdoppiarsi e moltiplicarsi, deve reinventare se stesso. Quindi l'autos come autos non fa romanzo, fa diaristica. Non fa appunto romanzo. Ecco perché questa cosa che insomma io ho applicato a me, ovviamente lo applico a una grande poetessa come lei, in cui è inutile dire Vivian Lamarck racconta se stessa, no, racconta anche le altre se stesse, quelle possibili, quelle reali, quelle virtuali, quelle sognate, quelle immaginate e le vostre, anche le loro. Certo. Ecco, però allora il titolo è Madre d'Inverno. Qualcuno appunto ha detto prima che il tuo titolo ricorda la canzone di Ruggeri, ma Mare d'Inverno, c'è una D in più. È uscita una recensione dove non hanno scritto Mare d'Inverno. Ecco, non so chi è che l'ha detto prima, tu l'hai detto. Sì. E quindi vedi... L'hanno già detto. Avevo notato che nella sua poesia, Io tra voi, mi ha ricordato una canzone di Aznavour, ed Io tra di voi, ed era Io tra voi. È bello, ci si moltiplica. Beh, tra l'altro è un bello il Mare d'Inverno. Sì. Siamo alle citazioni già testuali dalle canzoni. Ma allora, lei è di un paese vicino Trento. Tesero, attenzione all'accento, Tesero, non Tesero appunto. Valle di Fiemme, sì, vicino a Cavalese. Sono nata a Tesero, ma vissuta 9 mesi a Cavalese. Ecco, per chi non lo sa, Vivian ha avuto in qualche modo 2 madri, no? Una biologica, di cui ha saputo all'età di 9 anni, pensate, e una adottiva, che comunque è sempre stata, è la sua vera madre, quella lì. L'altra la chiama nella una bella sezione di Madre d'Inverno, l'altra madre. Ecco, la madre l'altra. No, qui ti volevo dire una cosa. Sì. È mia madre che mi ha cresciuto, che ha vissuto perennemente in gelosia di questa persona, di quest'altra madre, e che la chiamava l'altra. L'altra. Non la nominava. Diceva l'altra... Infatti a un certo punto dice, non è giusto però, io, mentre stavo per morire, io sto soffrendo e lei è morta senza soffrire, e l'altra è morta senza soffrire.
Quindi, come vedete, già iniziamo a parlare di cose piuttosto forti, piuttosto scottanti, ma Vivian Lamarck è una poetessa che con il dolore ha un rapporto molto particolare. Io ho detto nella scheda, né di eroismo del dolore, affrontare in modo romantico, eroico, epico, né di sottomissione. Ecco, in questo, devo dire, oggi cioè, stavo spiegando Leopardi, anche Leopardi nella Ginestra dice qualcosa del genere. Un altro tipo di rapporto con il dolore, che passa attraverso proprio il poetico, attraverso il canto, attraverso quella che poi appunto qualcuno ha definito una quieta cantilena. Hai usato una parola bellissima, io lo so stanotte, l'ho sentita, hai detto addomesticamento. Addomesticamento del dolore. Del dolore. E quindi anche perché il dolore non può essere evitato, può essere soltanto addomesticato. È chiaro che la poesia trova dei canali di canalizzazione del dolore, non può sedarlo, no, assolutamente. E comunque ogni storia, anche la le vostre, non è la mia, di nuovo, ci tengo sempre a sottolineare questo, che non ha una storia dolorosa, ognuno a modo suo, certo, non ha avuto nell'infanzia o in altre fasi della vita. Infatti, è importante che il dolore venga comunque espresso, che trovi appunto un canale di espressione. Il linguaggio è uno dei canali, anche per me. Esistono altri canali, è chiaro che io privilegio il linguaggio come Viviana, ma esistono anche altri canali. Allora, dico soltanto le tappe appunto principali percorrere. Allora, lei a 4 anni perde il padre adottivo. In un'intervista dirà, io ho 2 madri e ho perso 2 padri. Cioè, quindi il tema dell'orfanità, che poi una stupenda poesia lei ritorce in qualche modo contro se stessa, nel senso buono, comunque è un tema dominante, è un leitmotiv della poesia. Un'orfanità che non vuol dire essere nata orfana, vuol dire essere stata praticamente adottata e aver incontrato, pensate, la madre biologica all'età di 19 anni. Cioè lei ha saputo, suo malgrado, e non per merito questa volta della madre adottiva, di essere figlia della madre appunto biologica, quarta di 3 fratelli, lei ovviamente si può dire illegittima. Siamo in una famiglia appunto valdese di un po' di tempo fa, adottata da una famiglia appunto milanese, cattolica va bene, io ho detto cattolica sì, perché... Sì. E quindi a 4 anni perde il padre adottivo, a 10 anni, 9-10, scopre di avere la madre appunto biologica, quindi avere 2 madri, pensate, e a 19 anni la incontra. Lei in questo la cerca e l'incontra. Attenzione, non è cercata da lei, ma la cerca lei e la incontra. Questo incontro è per me piuttosto agghiacciante. Io l'ho visto un po' come... cioè lei ovviamente non passa né attraverso la vendetta né il perdono, però effettivamente riconosce di avere appunto una madre biologica, e come madre biologica comunque esiste e ha il suo statuto di madre biologica. Un critico giustamente ha detto qui le 2 madri in qualche modo si fondano nell'archetipo della maternità, della madre. Cioè si parla di una madre universale qui, no? Come siccome lei... Analisi junghiana fatta a lungo con un grande analista che gli è rimasto ancora dentro, a quanto pare. Ecco, lei sa benissimo che praticamente l'archetipo della madre non coincide mai o quasi mai con la madre reale, no? Lei addirittura ne ha 2. Per cui lei può giocarsi questo archetipo della madre universale addirittura non con una sola madre, ma con 2. Frequentandone 2. Di nascosto l'una dall'altra. Quindi leggeremo questa poesia sull'incontro con la madre biologica, una poesia molto, molto, molto toccante. Ecco, madre l'altra, incontro. L'ho già scritto in un'altra poesia, che avevo 19 anni, la prima volta che la vidi, e che per farmi bella ero andata dal parrucchiere. Anche a certi neonati converrebbe, qui cerco sempre di, il patetico di abbassarlo, e che per l'emozione accese la sigaretta dalla parte del filtro, e che avevo schierato, imparata tutte le mie foto dai 9 mesi ai 19 anni, e che lei disse, le guardiamo un'altra volta, cara, e che poi mi portarono a vedere il primo James Bond, i suoi colpi di scena. Ecco, dico intanto che il libro è dedicato alla figlia Miriam, qui io ho mia figlia, ecco, qui, sì. Ecco, e figlia d'oro, anche abbiamo un'altra cosa in comune, una figlia d'oro, ecco, dedicata appunto a lei, ovviamente, e la prima poesia è tratta dalla sezione Poesie ospedaliere.
Dunque, l'ambiente è veramente forte, è veramente doloroso per chi sa, ha già letto il libro, appunto lo sa. Siamo di fronte a una situazione di mamma moribonda all'ospedale. Noi abbiamo una certa età, forse qualcuno di noi ha già assistito un moribondo all'ospedale, con tutto il concerto, con tutta la, purtroppo, la triste sinfonia di oggetti, di infermiere, di lenzuola, tutta una specie di flebo, benissimo, la flebo citata da lei. Addirittura lei fa, addirittura riesce a nobilitare in questa poesia addirittura l'urina, urina che tra l'altro oro, cioè col gioco di parole, quindi una sacca d'oro, cioè l'urina che risplende sotto il sole in questa, poesia dolorosissima che parte da un'iperbole, parte da una catena di iperboli che riguardano le montagne. Uno pensa che stia parlando, non so, di vette altissime, sta parlando delle colline delle lenzuola sul corpo della madre, ginocchia, gomiti, ecco, infatti dice questo non è l'Himalaya, comincia così, no? E quel lenzuolo comincia a essere paragonato a uno degli elementi, poi te faccio leggere, appunto più simbolici di questo libro. Il primo elemento simbolico che mi è molto piaciuto è la neve. Ora la neve, come le dice in intervista, non è la neve. La neve tra l'altro ha tantissimi valori simbolici, a partire il bianco della purezza e il bianco della morte, perché come qualcuno sa in Oriente il bianco rappresenta appunto la morte. La neve è ciò che copre, che per esempio cade lentamente sui cimiteri, copre e a questo punto quasi, non so, ha un effetto quasi conservante, nobilitante su ciò su cui cade lentamente, lentamente. Elemento pascaliano, pascoliano, carducciano anche, perché è chiaro che questa, cioè Vivian è intrisa di letture classiche, si sente, ecco, e quindi questo topos viene variato non in forma della neve, non in forma appunto banale, la neve cade lenta, e su questa apparente banalità devo dire poi una cosa. Apparente banalità, apparente facilità, cito soltanto una definizione che lei cita a sua volta, che è di Calvino nelle lezioni americane, che appunto aveva parlato di una difficile facilità. Ecco, cos'è la difficile facilità? È una facilità che non è il punto di partenza, ma è il punto di arrivo, di un percorso che è difficile. Tu cosa noti? Noti la fine, noti la superficie, ma quella superficie, come le dice un'altra poesia, rimanda a una profondità drammatica. Tu vedi la superficie, ma sei capace di ottenere, come Saba, suo poeta di riferimento, di ottenere una semplicità frutto di una grande profondità? Così di Saba, volevo dire che Saba è una persona coltissima, no? Proprio il poeta della rima cuore-amore era una persona coltissima, soprattutto in psicanalisi, tra l'altro, no? E quindi, ecco, la stessa cosa è per Vivian, una apparente semplicità che è soltanto il punto di arrivo di una fortissima complessità. Ora io vorrei che lei appunto leggesse questa poesia toccante, struggente, comunque lascio a voi le sensazioni. E anche a proposito di difficile facilità e a proposito di analisi, dicevo, una poesia di poesie dando del lei dedicata all'analista, ho scritto: la mia superficie è felice, ma venga a vedere sotto la vernice. E ecco, ora leggo: per chi ha vegliato una notte una madre o un padre o una persona cara. Altro che la visione delle immacolate vette dell'Himalaya, altro che le meraviglie dei vulcani in ripresa d'attività, altro che da una sponda osservare le maestose cascate come nel film Niagara. Affacciata alla sponda del tuo letto d'ospedale, la visione della candida collina del lenzuolo che faticosi respiri fanno sollevare, abbassare, sollevare nella bianca camicia un ricamo trasale, trema un bottone di madreperla in precario equilibrio, quieto luccica il termometro sul comodino posato e luccica come un'aurora, un tramonto, il rosa della flebo e nel sacchetto l'oro dell'urina e lo scialle bianco fa la collina coperta di neve, tanta neve,
infatti stai cercando di formare la frase senti che freddo qui, che freddo che fa. Era questa di cui volevo parlare. Allora parlo. No, soltanto per notare, magari forse volete sentire dopo le mie osservazioni, che in questa poesia, dunque, a parte il modo di leggere, avete notato il modo che vive di leggere? È un modo singolare, ma è il modo della prosodia, se mi posso permettere, pros o dos, cioè del ritmo, in cui lei stacca appunto le parole e batte sugli accenti tonici, che sono appunto gli accenti che scandiscono appunto la parola. Na, 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 na. Ecco, si è parlato di quieta litania. Io nel mio video ho parlato anche di una poesia rituale. Rituale cosa vuol dire? Che sembra una ossessiva ripetizione di un ritmo che diventa poi eterno, no? Che si scolpisce un po' nella mente. Litania è bello, molto bello. E ogni parola da lei viene isolata, perché non è tutta la frase che va letta in continuità. È chiaro che io leggerei queste poesie diversamente, in continuità, leggerei il verso. Invece lei scandisce ogni parola, per non dire ogni sillaba, ogni parola. Per cui tu sei molto attento alla parte fonetica, fatta di allitterazioni, consonanze, assonanze, è una maestria appunto retorica, soprattutto dal punto di vista delle figure non tanto simboliche, quanto del fono simboliche. Cioè, qui c'è un fortissimo fonosimbolismo. Non a caso io ho parlato del maestro Pascoli, che era il maestro del fonosimbolismo, in cui il suono è già simbolo, no? E non è soltanto suono, come in un certo D'Annunzio, a volte è solo suono, no? Ma è proprio un suono simbolico. Prendo appunti. Sì, sì. Ecco, no, la faccio leggere dopo aver detto però questa cosa qua. Ci sono due cose di riferimento per me geniali. Allora, la poesia si intitola Le posizioni del dolore. Guarda, faccio una battuta, uno per posizione intende a volte. Si può dire. Ho giocato su quello. Ah, ecco, ci sono le posizioni dell'amore. Ci sono solo le posizioni dell'amore. Perfetto, ma ci ho pensato adesso. Le posizioni del dolore. Allora, immaginate una moribonda, no? Allora, cos'è doloroso? Per esempio, prendere posizione, girarsi sul letto come per un'insonnia, di qua, di là, sentire il letto duro e stare per morire. Le posizioni del dolore, bellissimo come titolo. Perché praticamente queste posizioni diventano, cioè sono giocate su più livelli. E in retorica a volte si chiama il poliptoto, praticamente qui non c'è Marisa Napoli, che è una nostra amica maestra di figure retoriche, ha scritto due libri. Ecco, sono quelle figure che ritornano con modulazioni diverse. Anche figure etimologiche, si dice, nel contesto. Lei usa qui, se noterete, quattro volte la parola trovare in modalità diversa. Cioè la poesia fa perno, in fondo, su questa parola, il trovare. Cosa può trovare una malata? Ecco, e questo trovare ricorre ossessivamente, ecco perché parlo di poesia rituale, come un leitmotiv in tutta questa breve poesia. E lei gioca su questo ritorno della parola con una pluralità di appunto significati. Si possono trovare tante cose. Che cosa resta in mente al lettore? Il trovare. E cos'è il trovare se non un tentativo di cercare? Per una moribonda. E io non trovavo l'infermiera per domandare, e i visitatori non trovavano la stanza per visitare, e tu non trovavi il telecomando per sollevare il letto, per cambiare ogni due ore tutte le posizioni del dolore. E ho tolto, hai visto, che interrompeva il ritmo. Ecco, mi interessa questo fatto della parola perno, come ho detto, la parola attorno a cui ruota tutto un andamento ellittico della poesia, che ritorna come un vortice, no? Circolare o addirittura ellittico, per cui si potrebbe dire che queste poesie fanno vortice. Fanno un po' mulinello, no? Qualcuno, qualcuno,
Qualcuno ha parlato in maniera però, cioè, ecco, per esempio non si possono chiamare filastrocche. Tenete conto che lei ha vinto il premio praticamente a Rodari, il premio Andersen con fiabe e racconti, è una grandissima scrittrice di fiabe. Qualcuno ha detto, si può dire, media, è una medio grande scrittrice di fiabe. Qualcuno ha detto che naturalmente il fiabesco intride questa poesia, perché il punto di vista comunque è quello di un bambino cresciuto troppo in fretta, oppure di un adulto che è rimasto bambino. Ecco, per cui è chiaro che il punto di vista è quello della, insomma, di un'innocenza, non dico che sia perduta, però diventa, diventa succo. Io la vedo come una poesia che tende comunque all'origine, no? Tende al primigenio, al rampollare delle primissime immagini. Ecco, un'altra poesia che volevo farti leggere è quella in cui, e molti hanno vissuto questa esperienza, si nota appunto come la persona anziana regredisce allo stadio infantile, con le pulsioni basiche appunto e basilari. No? Quali sono le pulsioni nostre? Sono quelle di un bambino di 3 anni, l'invidia, la gelosia, l'aggressività, l'amore appunto sfrenato. Gelosia ospedaliera, quella. Si intitola. Sì. Anche perché mentre lo cerchi, allora 30, no aspetta, 14, sì, sì. Ecco, anche perché mentre lo cerchi volevo aggiungere che avete notato l'arguzia di questa poesia, arguzia brio è stato detto, una poesia briosa, un po' effervescente, per cui non ci si appoggia mai sul dolore e si sta lì, c'è sempre una sorta di superamento, quindi c'è molta vitalità, no? Mi sono permesso di citare anche nella scheda il non ho mai amato tanto la vita, cioè l'ungarettiana poesia sul cadavere dell'attrice, ricordate? Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Questo con la poesia scritta sul cadavere di uno appena bombardato nella trincea. Ecco, c'è questa altalenanza fra dolore e gioia, fra vita, morte e vita. Ecco perché non è una poesia, non dico carica di speranza, a me la parola speranza non mi piace molto, però carica di una vitalità sommersa, cioè, penso. Pensi benissimo. Dunque, gelosia ospedaliera, sì, fa sempre parte della sezione intitolata poesie ospedaliere. Dunque, non ti andava se parlavo con la vicina di letto. Tanto meno se le raddrizzavo il cuscino, se le versavo l'acqua minerale, le passavo il cellulare. Con le tue grandi mani spaventate mi afferravi, mi tiravi vicino. Avevi avuto così poco, poverina, che eri gelosa di un letto, di una vicina. Ecco, anche questo. Qualcuno in questa sala ha già vissuto Questa emozione. Ecco, io direi di andare verso la fine di questa sezione con una poesia, anche qui molto bella, inutile che io dia giudizi sul valore delle poesie, cioè lo capite da voi, che però c'entra quello che io ho detto, luminosità del dolore, iridescenza del dolore, quando appunto il dolore emette luce. Sto parlando di Caposala, Caposala, un po' più avanti. Sì. Non volevi mangiare più, i miei cucchiaini li respingevi, ma ai cucchiaini della caposala non battevi ciglio, ubbidivi, inghiottivi. Ah, con lei sì, lamentavo per gioco. Mi hai fatto allora un sorriso come di bambino colto in fallo, dal centro del dolore mi hai fatto un sorriso come un sole. Ecco, se potessimo paragonare questa poesia a una parte di sinfonia, no? Come la vediamo? Come un andante, un allegro? Allegro è troppo, andante triste è poco. Ma Allegretto ci sta. Pagina. Allegretto, ma non sto magari a leggerla, però allude a questa visita di un'amica, va a trovare la madre e
va bene, amico. Allegretto. Quella volta che la Giovanna di Ferruccio ti venne a trovare all'ospedale e ti parlò per mezz'ora. Ma come la trovo bene oggi, signora, sembra quasi un'altra, e che mani belle, meno gonfie, e che vista dal suo letto, e di febbre ne ha? E la pietanza era buona? Solo quando chiese, e la Vivian? Che Vivian, rispose quella, solo allora si accorse che non eri tu. Stesso corridoio, stesso numero di camera, aveva sbagliato piano. Non eri tu, sbagliato letto. E una cosa divertente è stata che hanno parlato per circa 20 minuti, perché i discorsi che si fanno in queste corsie d'ospedale, in queste camere d'ospedale, sono identici. E solo alla fine si è dentro una e infatti nel terzo verso dico: ma come la trovo bene oggi, signora, sembra quasi un'altra. Ma forse. Sì. E questo è l'elemento che fa da contrappeso rispetto alla tragedia, ecco. Ecco, si nota con questa vena di humor, di ironia. E quindi, allora, intanto lasciamo la prima sezione. Io direi alcune qualità della poesia, se mi posso permettere, che... Allora, la leggerezza, la levità, la briosità, l'andamento un po' basculante della poesia, no? È come una barca che beccheggia, sì. Una barca che beccheggia in mezzo al mare e sta sempre a galla. E riesce a non naufragare mai questa barca, pur essendo in mezzo alla tempesta. La tempesta diventa quasi bonaccia, no? Ecco, e altre cose, ma non sono cose che dico io, sono state notate dalla critica. Sì, io beh. Cito soltanto il qui assente Tiziano Rossi, che nel volume 20 anni fa, appunto, Antologia della poesia del Novecento, ha messo lei fra i migliori naturalmente poeti, ha fatto un'introduzione piccola e breve in cui dice alcune cose, magari se posso citarle appunto rapidamente, prima di passare alla seconda sezione, ecco, dice alcune cose che tra l'altro io appunto condivido. Allora lui parla, pensate, di una poesia disarmata e disarmante. Mi sembra una definizione molto intelligente. Disarmata, non c'è giudizio, eh? Una poesia senza armi. Che però ti lascia senza armi. Quindi, poi dice una poesia dalle tonalità fiabesche, questo appunto l'abbiamo già detto, e dal taglio sapientemente infantile. È un modo per dire che è un'infanzia già matura in se stessa, insomma, già. Poi trepidante cautela, mi piacciono questi, ma è una trepidante cautela. È una poesia, uno simolo, benissimo, a piccoli passi felpati, lei procede felpata, però procedendo felpata, poi lancia di quelle frecce, che sono a volte vere e proprie frecce, ma tutto all'interno di questa quieta cantilena, con punte briose e ammiccanti, lei ammicca al lettore, strizza a volte l'occhiolino appunto al lettore, e cerca, come poi vedremo in una poesia, che è proprio, insomma, la base poetica, cerca un po' la complicità del lettore, e la complicità non è soltanto poetica, è affettiva. È chiaro che questa è una poesia degli affetti condivisi, è il contrario di quello che si diceva negli anni 60, quando si parlava di una freddezza, che l'opera deve essere comunque oggettiva e freddamente, non bisogna naturalmente che il lettore empatizzi con lo scrittore o che lo scrittore strizzi l'occhio al lettore, no? Una posizione antiromantica per eccellenza. No, l'opera deve essere lì, ricordate l'opera, che deve essere un prodotto che sta in piedi al di là di ogni sentimento, di ogni emozione. Poi eravamo tutti d'accordo allora, però francamente un pizzico di pathos nel rapporto lettore-autore secondo me nutre la poesia, perché tu comunque il lettore te l'immagini, quando si parla di lettore immaginario, il lettore te l'immagini, lei parla sempre a un tu, eh? Ma adesso anche Montale parlava un tu, si parla sempre a un qualcuno, se si parla a se stessi, non lo so. Ecco, allora, e quindi poi si parla di ferita, di abbandono, non abbandono a, ma proprio la psicologia dell'abbandonato, chiaro che qui c'è il tema dell'orfanità. Una poesia, dice Tiziano Rossi, alla ricerca di rassicurazione. Questo potrebbe quasi apparire come un tratto negativo, però mi ha ricordato il bambino che nella solitudine si canta le storie. No? Sì, questo è bello. Il bambino che cerca la cantilena che surroga la mamma assente.
questo lo sappiamo, no? Dice anche Freud, ricordate il rocchetto, il famoso rocchetto gettato dal bambino, insomma, beh, esempio un po' così. E poi appunto, ecco, lui usa quello che avrei usato anch'io, questa è una poesia in punta di pennino, guardate il pennino con cui si faceva la china, ecco, una poesia in filigrana, che non calca mai la punta della penna, mai. Non è una poesia espressionista, come dire, che sfoga il dolore. Quel dolore non è mai urlato, mai, non urla mai, Viviana. Mi hai fatto venire in mente una ninna nanna, perché ho scritto anni fa un libro di ninne nanne, che diceva, ninna nanna di una bambina sola, che si sente tanto sola, allora fa finta di essere 30, e così si addormenta contenta. Quindi c'è cioè, questo inizio un po' patetico. E poi ve lo suggerisco come metodo. Certo. Poi Vivian appunto mi trasmette una verità anche a me, che sul tema della maternità anch'io ho fatto qualcosa, ho scritto, cioè praticamente il bambino deve essere indirizzato dalla mamma a diventare madre di se stesso. E lo scrivere a volte è il cercare il materno laddove la madre non c'è più. Cioè cercare praticamente, non dico soltanto questa tesi psicoanalitica, praticamente c'è vincere col gioco, perché la letteratura è anche gioco, il vuoto della madre e riempire il gioco, questo accadeva anche a me, riempire il vuoto della madre di gioco e poi di scrittura. Per me la scrittura, è, come bambino, è venuta dopo il gioco. E la scrittura è comunque un atto che qualcuno dice è un atto di restaurazione del vuoto della madre, cioè di diciamo rielaborazione del lutto. Lo diceva anche Freud, che molto spesso, tantissime opere sono basso, anche Proust, La ricerca a tempo perduto, è tutta una fortissima, geniale rielaborazione dell'assente, cioè di ciò che non c'è più. Anche Rima baciata, a volte penso che possa essere la parola del bambino. Che si bacia, che c'è la risposta della madre e le fanno, che coincide, che c'è il dialogo tra questi due soggetti. Infatti non a caso si dice che la mamma troppo presente castra il bambino, ma anche dal punto di vista del gioco e del linguaggio, la mamma troppo presente, il contrario della mamma assente, forse quasi quasi è meglio la mamma, è una mamma insomma che riesce a conciliare, comunque fra la mamma troppo presente e la madre troppo assente, non lo so per un artista qual è più vantaggioso. Allora la seconda sezione mi è piaciuta tantissimo e piacerà anche a voi, ritratto con neve, ecco ritorna questa tematica della neve, tematica al tempo stesso leggera e mortuaria, quindi felice la neve è. Anche per i bambini, è un evento felice. Però la neve è anche un evento mortuario, perché copre, ricopre, gela. Ecco, il ritratto con neve viene fuori da uno spunto geniale per me. Finisco? Intanto, no, perché dopo io mi dimentico. Ah, sì, subito. No, è perché quando tu hai detto la neve copre, in poesie di ghiaccio, che avevo scritto... che sia una copertina eccetera eccetera e poi avevo concluso la neve è la madre che vorrei perché copre, abbraccia manto, no? Si dice il manto. Si prende cura. Scusa che ti interrompo. No, è bellissimo. Sono un interrompo. Coltre si dice la coltre, sì, coltre manto, certo. Eh sì. Sotto la neve il pane. Sotto la neve il pane. È vero, perché non è che ti gela, ti scalda. È germinativa anche la neve. Allora, questa, cioè, sì. Perché è bellissima questa intuizione di Vivian in ritratto con neve? Perché il ritratto, pensate, è quello della madre, dipinto da un pittore, che sta sulla parete. Lei è sul divano. Ora, non è che ne fa una soltanto di poesia su questo ritratto, mentre lei è immobile. Il ritratto è immobile, lei è immobile, ma cambia qualcosa, il tempo, la vita, sotto forma di che cosa? Di riflessi di luce provenienti dalla finestra, che disegnano una specie di campionario di immagini, un po' come nel mito della caverna di appunto Platone, praticamente, e i riflessi accendono sia l'immagine della madre, resuscitandola in qualche modo, cioè lei vive dei riflessi, cioè il riflesso in questo caso è l'apparenza che nel mutamento del giorno, dell'atmosfera, che dà vita al ritratto di una donna morta. E allora cosa accade? Accade che la figlia,
che sta lì in contemplazione di questo ritratto, e ogni tanto aggiunge anche altri ritratti attorno, gode, contempla, da vera poetessa, figlia poetessa, il cangiamento, il cambiamento dell'immagine della madre nel mutamento del giorno. Cioè passa il tempo, la madre resta, ma cambiando. Sì, a volte sì, così, e a volte viene completamente, non la vedo più, perché i platani del viale, il geranio sul balcone, non lei quasi mai riesco a vederla. Inferriata, sì. Bellissima. Inferriata. A un certo punto viene imprigionato il quadro da un'inferriata, ma che cos'è? È l'ombra dell'inferriata di fuori, per cui è la madre in prigione. Vive anche nella prigione. Poi alla fine la sezione finisce, infatti vorrei che leggessi diverse di queste poesie, finisce con la fine dei riflessi. Quando finisce il riflesso, cosa resta della madre? Un quadro. La madre torna materia, immobile e quindi anche morta. Quindi sostanzialmente, soprattutto poi ho citato appunto anche Nietzsche, cioè, senza le apparenze la vita è... La vita non vive senza le apparenze. In questo caso, senza i riflessi, il quadro della madre non vive. Quindi, ma vuol dire anche che la madre continua a vivere nel tempo, nell'anima della figlia, e i riflessi sono soltanto l'occasione perché affinché l'anima della figlia riesca a trasfigurare, quindi a far rivivere attraverso il quadro una mamma che non c'è più. Leggo la prima. Sì, la prima, sì. Ti guardo dal divano, stai di fronte a me, ma causa riflessi entrano a coprirti il viso e l'abito a fiori, il platano del viale, i fiori rosati del balcone. O sei tu, ora madre alberata, quelle foglie, tu quel geranio rosa come il tuo nome, quel fiore che bagnavi da viva, da severa regina, del balcone, oppure questa ritratto mari. Con sì. Mare, sì. Cioè un ritratto con mare che si riflette in lei, grande, e poi c'è quest'altro ritratto, accanto a quello ne ho appeso un altro, ancora una marina, ma solo un 18x24, un mare, bambina. Ma facciamo la fine, gli applausi finali. Okay. Mi mancano, ma fa niente. Sì. Poi c'è anche un vaso che si posa sulla testa della madre. Sì, ma il vaso non è lì, è sempre fuori. È fuori. È dal fuori che viene la rielaborazione del dentro, cioè della sì. Ritratto con eleganza. Ecco, qui ho tolto l'inizio. Lo toglierò anche io. Sì. Oggi sulla tua testa si è posato deciso un vaso, come tu dovessi ora portarlo in giro dritta come un fuso, come fanno quelle belle africane, e ora che via vai, cosa ti è sceso sulla fronte? Sembra un pizzo di non so quale erba, sembri tu fidanzata con la veletta. Te le ricordi le velette, le modiste? Te la ricordi, la bella parola, eleganza. Un piccolo capolavoro è questo ritratto con vela, in cui a un certo punto dalla finestra aperta, quando si spalanca all'improvviso, può anche arrivare una bella folata di vento. In questo caso i riflessi cominciano a tremare e potrebbe anche venire fuori qualche altra cosa da fuori, per esempio una foglia di platano che si posa sul quadro. Lei coglie questi momenti estremamente lirici. Ecco, leggiamo questo ritratto con vela. Mi è piaciuto questa notte quando hai detto un capolavoro, tutta contenta. Alle due e mezza di notte ho sentito la parola capolavoro. No, ma è perché hai sottolineato le tre parole che mi piacevano di più, certo, che erano certo, quelle. Sì. Ritratto con vela, ci mancava anche il vento. Come quando in casa la malchiusa finestra da sola si spalancava e aria, folate d'aria, tende di vela, polmoni, dicevi, respiravi. Ora sulla tua fronte, da secchi rami, in volo ferita, piano come bianca benda,
piano di platano plana una grande foglia. Infatti tu avevi sottolineato piano di platano plana, che era sì, la piano di platano piana, l'abbazione di tutti i tipi. Ecco, questa è praticamente la foglia di platano che entra dalla finestra e dà un tocco di colore, quasi come fosse una pittura con aggiunta materica, no? Come le pitture. Ecco, direi di leggere ancora un paio di queste, ritratto con neve. No, basta questa qua. Ma c'è l'ultima però, che, scusa. Ecco, allora ma intanto... dopo il libro non lo leggono più. Ma questo è vero. È difficile. Allora, vabbè, allora parteggiamo. Soltanto ho ritratto con solitudine. Sì. Allora, perché la solitudine? Per la faccenda che ho detto prima, i riflessi non ci sono più. A un certo punto non c'è. Quindi resta la figlia e il quadro. Sì. È la fine della sezione. In un'altra che dico che era morto, non so dove era. Qua è ritratto con solitudine. Nessun riflesso oggi? Oggi nessuno passa? Visite nessuna qui? Sola? Anche qui soli, soli anche qui, soli fino a qui. Cioè, io ho sempre pensato, la morte che si sta in compagnia, perché si è tanti, che sono più i morti che i vivi, no? Eh sì, 2000 anni. Che si sta in compagnia. E invece poi qui ho avuto come dire, oddio, si starà soli anche là. Cioè, dammi un po' da te, no? Dopo te. Se volete anche noi. Scusi, quasi come, pausa. Quasi come un si sta soli d'autunno sull'alberi. Le foglie. Perché l'altra sera sono andata a ritirare un premio che mi hanno dato e sapevo che avrei dovuto leggere qualche poesia da questo libro. Se non che il presentatore della serata ha iniziato dicendo: sono felice in questo pubblico, passeremo una bella serata insieme, sorridenti e... Adesso che cosa leggo? Non sapevo più cosa leggo. Quindi è fatto bene a chiedere un... No, mi ricordo una bellissima poesia adesso che però non trovo, magari chi ha letto il libro me lo può indicare, che è quella in cui tu ti allontani dalla lapide di tua madre. Ah, sì. E senti una voce che ti richiama, ma la senti dentro. È una cosa, anche questa è un'esperienza, no? Andare al cimitero, andare a trovare e poi tornare. Ma mentre torni sembra quasi che stai abbandonando il morto una seconda volta, che lo stai perdendo una seconda volta. Questa voce che senti dentro è la voce dei morti, perché ho citato spesso Pascoli, è la voce dei morti che dentro ti richiamo. Perché mi abbandoni ancora una volta? Ho citato la frase del Vangelo di Cristo sul Monte degli Ulivi, no? Che prima di essere crocifisso, che dice: volete andarvene anche voi? E lo dice agli apostoli, una frase agghiacciante. Dice agli apostoli: volete andarvene anche voi? Magari non c'entra niente, però dalla lapide c'è questa voce che lei sente, una voce perché immaginaria. Noi figli siamo sempre frettolosi, no? Esatto. Oggi più che mai, infatti tu lo dici, soprattutto a Milano. E però io uso varie persone del verbo, perché non sono, io sono la figlia che va via troppo presto dalla tomba, ma sono anche la madre di una figlia, la quale a sua volta, quando mi viene a trovare, può capitare che vada per forza. E quindi è una catena, però non ho più pallida idea di dove certo, sia. Certo, se qualcuno mi trova la poesia in questo momento, ce ne sono veramente tante, che però non si intitola Lapide, comunque magari la troveremo dopo. Allora passiamo invece a un'altra sezione, cioè la terza sezione, che è quella rapidamente, che è quella Compro Oro, strano questo titolo, Compro Oro, che succede? Infatti parte proprio da una poesia struggente, secondo me, che poi dice una cosa ma poi dice un'altra, una grande verità poetica, e racconta appunto la storia della vendita presso il compratore d'oro, chiamato usuraio, come si chiama il compratore d'oro, ecco, di una spilla regalata da un
una spilla della mamma che io una spilla della mamma. Ho venduto una sua spilla. Allora mi sentivo in colpa, certo. La posso leggere se volete. Sì, certo. Sì, sì. No, il bello è che questa spilla a un certo punto, a parte la metafora che potrebbe essere anche prevedibile, che la spilla le fa sangue dentro ancora, cioè l'ha venduta, ma nel ricordo le fa ancora sangue. Quindi pur avendola data, la spilla ce l'ha conficcata dentro. Ma che cos'è che salva? Un altro bicchiere di vino. Che cos'è? Poi andiamo verso... cos'è che salva appunto il dolore di questa spilla? Indovinate che cosa può salvare il dolore di questa spilla. Quel dolore diventa poesia. E quindi la spilla perduta diventa una spilla, ecco, prustianamente potremmo dire riconquistata nel tempo, ma insomma sulla pagina. Sanguina, ma sanguina sulla pagina. Compro oro, pagina 43. È una poesia colloquiale, infatti l'ho dedicata al poeta Lello Baldini, che scrisse, lo conoscete, Lello, scusa che ho venduto quella tua spilla d'oro, quella come un ramo d'oro, a un compro oro, a un'addetta pallida, come la tua canzone, ma poi l'avevo tolto, non so. Le ho venduto anche a Nellini, vado e vengo, ormai mi conosce, fa così caldo, le ho detto. Come fa 8 ore? Perché non mette un ventilatore di quelli piccoli? Ce ne sono anche portatili. Ha ragione, ha detto, ma tanto lo so già che non la metterà. Non so che compro oro è. L'ho scelto che sia vicino a casa e educato. I criteri. Le quotazioni del giorno non me le dice mai. Speriamo. Disapproveresti, sei la solita, mi diresti. E poi perché vendere la spilla d'oro al compro oro? Non ne hai bisogno. È vero, non ne ho bisogno. Era per non lasciarla ai ladri che prima o poi verranno. Dicono che vanno da tutti. Mi sono già entrati dalla finestra. Dalla porta non osano. Sai che fuori ho scritto Tom Ponzi e polizia. Infatti ce l'ho sulla porta, ma non ho pensato che... Già, è solo la mia generazione, vedendo Tom Ponzi, dice, che paura. Gli altri penseranno che è un nome, un cognome di chi ci abita, perché non sanno chi sia. Ho scritto Tom Ponzi e polizia. Loro non l'hanno trovato, ma un altro potrebbe. Non hanno portato via niente, solo mi pare una carta di credito. Il computer no, perché astuta aveva incollato un foglietto con scritto non funziona, portare a riparare. Dovrei però tradurlo in caso di ladro straniero. Però funziona questa cosa, perché chi ruba un computer con scritto non funziona? E poi scusa, l'ho venduta per non lasciare pensieri a figlia e nipoti. Tutti oggi preferiscono contanti. Tanto la tua spilla d'oro con sul ramo dei fruttini sangue di rubino, la compro oro, ha detto che non occorre staccarli, ci pensa lei, del colore del tuo smisurato cuore, tanto la tua spilla ce l'ho infilzata nel petto, mi sanguina, però ora che l'ho posata qui sulla carta, un poco meno, sai, facciamo così, noi poeti. Grazie, ha sottolineato la parte finale, prima è un giocare un poco. Sezione magnifica. Ma se mi venite a trovare le vedete, su una porta ho messo Tom Ponzi, sull'altra ho scritto polizia. Tutti quanti insieme. Ma magari. Qualcosa forse. Piccola possibilità di redenzione della poesia. E allora, soltanto altre due poesie di questa sezione, una che dimostra a mio parere la leggerezza di stampo sapientemente infantile, cito Tiziano Rossi di questa poesia, parla le tue collane,
perché 61, sì. No, 40, sì, sì, accanto, è subito dopo. 45, perché è una semplice immagine, come lo sfilacciarsi, bravo, lo sfilacciarsi di una collana, la fa identificare non con il dolore che, della collana che si sfilaccia, ma con la felicità delle perline che sono finalmente libere. Correlato oggettivo, secondo me straordinario, lei si identifica come una bambina con le perline che hanno trovato la loro salvezza dentro se stesso e non nell'unità della collana. Non so se poi è bella l'ultima frase. Ah, possiamo leggerla? Perché forse tu, essendo uomo, non l'hai mai vista questa scena? O l'hai vista qualche volta? Sì. Che corre. Perché vanno veramente, si fuggono proprio come. Le tue collane. E lì le tue collane. Ecco qui ho sostituito si rompe con si spezza. Ah, si spezza. Quando si spezza una collana, fuggono a gambe le perle liberate. Chi qua, chi là, ridono della grazia ottenuta, libertà. E se dopo giorni e giorni ancora una ne scorgo là sotto in un angolino, zitta, tondetta, muso di bambino, fingo di non vederla. Tiro dritto, sei salva, bisbiglio, facendo le occhiolino. Arriviamo prima della pizza, oltre alle pelle liberate, una volta con l'editore Casiraghi del Pulcino Elefante, stava portandomi vicino a Osnago a vedere i luoghi leonardeschi e sul ciglio stradale vendevano delle lumache. C'erano ancora le lire, abbiamo comprato 40.000 lire di lumache, 20 lui e 20 io, per andare a liberarle. C'era un bosco e abbiamo per liberarle stavamo facendo una passeggiata, mi spiace deludere, bravissimo, per liberarle, e abbiamo tagliato il retino, messe, non si muoveva nulla, avevo detto Alberto qui siamo arrivati troppo tardi, non si muoveva nulla, dimenticando la velocità, il ritmo lumachesco. Siamo andati a visitare i luoghi leonardeschi, al ritorno non ce n'era più una, però erano ancora visibili, chi si arrampicava sull'albero, chi era, e c'era questa liberazione delle lumache, adesso mi è venuto in mente per le perline. Le perline. Questa è un po' la parte anarchica di vivere, no? La parte liberatoria. Ma c'è un'altra anche più... un'altra liberazione, sempre di lumache, perché avevo periodi lontani, due fidanzati, uno che è ghiotto di lumache e l'altro amico degli animali. E quindi uno le accumulava e l'altro le liberava. No, questa poesia la faccio leggere perché è appunto a me, stavolta è scappata, a 112, è una macchina a 112, è una macchina di una volta, qualcuno se la ricorda. Ecco, praticamente questa esperienza che noi da piccoli forse abbiamo fatto, ossia dell'addormentarci nella macchina dei nostri genitori che ci portavano a casa e ci caricavano di peso. No? E noi non volevamo neanche svegliarci, no? E poi pian piano, esperienza di grande poesia, anche come raccontata qui, da questa poesia ho tirato fuori questo aggettivo piuttosto coraggioso di poesia dondolante, e non soltanto perché il don mi ricorda il famoso Pascoli, il dondolio della campagna, ma perché il basculare di questa poesia, questo oscillare, altalenare, simmetrie, controsimmetrie, danzare, ipnotizzare, no? Ecco, come una voce che ti canta, è proprio qui espresso nella parola dondolata, cioè la parola dondolata c'è, ed è il dondolare non soltanto fonetico della poesia, ma anche della testa ciondolante del bambino, che va di qua e di là nella macchina. Qua, però va bene lo stesso, è bella l'immagine del bambino portato, quella non... Qui avevo già una ventina d'anni, però non sembra. La forza della poesia è proprio quello di evocare appunto quello. Suggestioni diverse. E anzi, mi interessa molto. A112. La A112 era il tuo mai da bambino abitato grembo.
guidavi con dentro l'auto me, già grande, accanto a te seduta, dondolata, da Milano a Lugano, da Lugano a Milano, succhiavo dal tubetto latte condensato che là, come la benzina, costava meno. Ti chiedo scusa ora per allora, che mentre mi parlavi, prima la testa mi ciondolava, poi piano si addormentava. Dare questa finezza delle rime baciate finali, che a volte non sono rime ma sono paronomasie, cioè false rime, tipo risica, rosica, praticamente lei usa questo, è come con qualcosa che atterra piano, no? La rima baciata. In effetti Sereni, da cui lei ha avuto una prestigiosa recensione per il suo primo volume, si chiamava Teresino, di poesie, Sereni, che cosa aveva detto? Ha detto delle cose un po' strane, ha detto questa è una poesia in cui c'è sempre un capovolgimento di situazione, c'è sempre un capovolgimento di ritmo, di timbro, cioè il lettore è sempre spiazzato, no? A un certo punto in questa irruzione sempre di qualcosa di nuovo, la poesia però appare anche lì, anche per lui, lui mi pare che dice proprio di una puerilità infantile, puerilità, ma questa puerilità è una doppia... ha la sua maschera, perché alla fine la poesia termina, dice Sereni, come con una coltellata. Parla di coltellata. Ecco, io non so se essere d'accordo, però effettivamente c'è uno spiazzo finale, in cui però c'è qualcosa che posa per terra. Come il vetro, quando ritaglia dolcemente, lei ha una maniera di trattare il dolore che è di una delicatezza estrema. E mi ha ricordato di più, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, delle due rime baciate dell'ottava di Ariosto. Quella ti è piaciuta? Ariosto cosa fa? Oscilla, 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 e poi a un certo punto piana, e va sulle due rime baciate, ricordate l'Orlando Furioso come fanno? Che fanno un po' sorridere. Le due rime di baciate, anche quando parla del duello di sangue. Quello non l'aveva mai notato nessuno. Ah no, ecco, insomma. Vabbè, ma altri anche. Questo l'ho scritto a caldo. Allora, la mamma è manna. Cioè, non hai mai pensato che la mamma è manna? Perché la mamma è anche oblatrice. Nello junghismo l'archetipo della madre è anche quello della madre oblativa, che dà, che dona. A parte che vi ha fatto nascere. La madre buona è colei che dona. Ecco, lei gioca su questo fono simbolismo mamma, madre, e coglie un carattere della madre, che qui non è proprio tanto soltanto, se mi permetto, tua madre, ma è la madre come dovrebbe essere. E quindi l'archetipo junghiano della madre. La madre è generosa. Di questo aspetto lei parla nella poesia titolata Manna. Manna. Da casa tua si usciva sempre tutti a mani piene. È ancora così. Scendo le scale, carica della tua casa da svuotare, un grumo di sangue alla volta, nodi alla gola, come ti piaceva farti saccheggiare. Postscriptum. E ancora mi dai. Poesie su poesie mi piovono dal tuo cielo, manna di mamma. È un piccolo manifesto, perché tu mi dai anche poesia nel tuo essere morto, ovviamente, no? Come in Morte di Laura, a un certo punto, cioè diventa alimento per la poesia, come le grandi figure di Diamante. E veniamo appunto alla poesia, ordinata, ma da Simone, il capolavoro, Chagall. È un capolavoro, perché ci sono tutte le tematiche sì. Racchiuse. Tutte le mie 70 anni non ho mai sentito questo ecco. Sostantivo detto così tante volte. Una piccola cosa, prima abbiamo parlato della metafora della neve o del correlato simbolico della neve. Qui c'è un altro correlato simbolico, quello del tessere. Sì, del tessere che allude, per esempio, mitologicamente ricordate alle parche, sì. E letteralmente mi ha molto ricordato la tessitrice di Pascoli. Che poi morta, stanotte morta. Alle 3 di notte mi sono andata esatto. A rileggerla. Mi sono seduta sulla banchetta. Sì, quella. Come una volta. Bravo. Tanti anni fa. Sì, se sì. Tesso, tesso per te soltanto. Sì. Ma che cosa sta tessendo la tessitrice da morta? La vita di Pascoli. Sta tessendo la vita di Pascoli, c'è un morto che tesse la vita di un vivo in Pascoli, che era un genio da questo punto di vista. Poi moderna, modernissima. Poi dice solo il sorriso, tutto pietà, mi sembra, giusto? Sì, che memoria!
ricordi? Ah, io poesia non la voglio. Sì, sì. Ecco, leggiamo questa poesia, poi vedremo cosa c'entra Chagall in tutto questo. Allora, 58 grazie. Ecco, è come a inizio di poesia, come epigrafe, ho scritto questi due versi miei che mi piacciono, una volta, non sempre ci piacciono i nostri versi, questi mi piacciono. Sapevi cucire tutto il contrario del morire. Bellissimo. Cucivi così bene e saldamente, come col fil di ferro. E chi cucirà per voi dopo? Era il tuo chiodo fisso. Lo sapevi che i miei punti non tengono niente. Sbaglio spolette, imbastiture, gli aghi cadono, i nodi si snodano, i bottoni appena attaccati si staccano, gli orli ondeggiano. Lo sapevi che tu andata mi si sarebbe scucito il guardaroba, il mondo. Non so a che santo del paradiso hai bussato, tu che non bussavi mai, tantomeno ai santi. Ma un bel mattino, dopo, poco dopo, nella via sotto casa mia è spuntato un botteghino, come dipinto in una notte da Chagall, con dentro un omino e forse capre russe sul tetto. E quando entro è così gentile, mi hai per caso anche preannunciata, raccomandata, tranquilla. Sappi che ora c'è chi mette in fila bastimenti e imbastimenti di punti su punti, come da te a me, da te a noi. È un sartino egiziano. Lo sapevo che... Ha perso la mamma, da poco. Sarta, rendi, non lo sapevo poco. Un anno. Un anno dopo figlio. Lo sapevo che tu... Inverno. Sì. Lo sapevo che tu andata mi si sarebbe scucito il guardaroba, il mondo. E fra guardaroba e mondo non c'è nessuna virgola. Cioè praticamente è un'analogia tipo quella dei futuristi, sostanzialmente. Il guardaroba e il mondo. Cioè mentre sta parlando che si scuce per lei il mondo, perché la mamma sapeva tessere, ma qui il tessere assume un altro significato, mettere insieme i punti della vita, fare ordine nel proprio caos, appunto. Ecco, la mamma era maestra forse nel fare ordine attraverso la metafora del tessere. Qui invece mi si è scucito il guardaroba, anzi, mi si è scucito il mondo. E mi piace la finezza perché poteva anche dire il guardaroba del mondo, ma era più banale, era più banale. Quindi questo mondo arriva subito come una botta per il lettore, perché non si sta parlando del tessere e del cucire. Quindi veramente, insomma, complimenti. Cioè, avete mai telefonato a un morto? Avete mai provato a telefonare quando il vostro genitore è già morto e voi eravate talmente abituati a farlo che a un certo punto vi verrebbe ad alzare la cornetta e dire pronto mamma? E poi a un certo punto potrebbe accadere che sentite un respiro. Questa agghiacciante poesia si intitola, ma non te lo ricordi più se vuoi leggere. Io poi sono preoccupata. No, ma io l'ho fatto per un amico. Siccome non cancello mai le persone dalla rubrica, una volta sopra pensiero ho fatto il numero e poi mi sono accorto che stavo facendo il numero di un amico che non c'era più. No, però inconsciamente l'ho fatto, chiaro, l'ho fatto inconsciamente. Invece comunque anche a me con mia madre veniva in mente 50 volte al giorno di chiamarla. Oppure... di chiedere un sacco di cose che non no ma leggiamola pure ma in effetti c'è molto coraggio in lei, esatto, che lei si espone umanamente che... anche si espone, cioè il coraggio è forte, è intrinseca forza e ci espone perché... sì, ma io mi sono ritrovato in... una, due, tre mi sono ritrovato in lei, lo sa, con le lacrime qualche cosa molto molto suscita sulla riva e io sono stata con te all'ospedale, mia madre aveva perfino quella stessa spilla, anch'io l'ho data con altri ori a un orefice e mi sono rifatta un'altra cosa per dire. Sono cose che forse tutti vivono, no? Ecco, questa se vuoi del... leggere questa qui, il 65, sul titolo, ma non te lo ricordi più. Quando si telefona
dopo, nelle loro case, si fa suonare a lungo, più a lungo, e di quegli squilli supplementari ti sono grati gli annoiati mobili e soprammobili e quadri e l'asse da stirare e più di tutto la disabitata poltrona. Tutto nella casa tende le orecchie, tutti, anche chi ha formato il numero. E proprio mentre sta per riagganciare si ferma, alt. È parso di sentire di là quel lieve fruscio che sempre precede l'atto del rispondere. Post scriptum, che poi tu mi diresti, ma cos'hai nella testa a telefonare? Non te lo ricordi più che sono morta.